eccoci qui, Carla Tessena. Direttore, buon pomeriggio. Insomma, oggi è una giornata veramente infinita. Bentornato. Quante sciocchine. Allora, sì, una giornata infinita, ma ringrazio Claudio Garrioni, il bastone della mia vecchiaia, che mi ha sostituito adesso, poi anche dalle 20 alle 20.45 magari lo facciamo venire qui per commentare il derby. Allora, un derby con novità di formazione, ecco, lo ricordiamo, rivediamo velocemente la Juventus, rivedo tutti belli carichi, con un'unica punta, Miretti alle spalle e poi UEA e Kostic, quindi e McKennie interno. Quindi le novità sono la posizione tattica di McKennie, UEA e Kostic dal primo minuto e, se vogliamo, Miretti a ridosso. Miretti è uno che non fa mai gol, però magari prima o poi ce la farà. Andiamo a vedere anche il Torino. Poi del Toro, vedo che lei è il tipico copricapo di tutti i tifosi del Toro da Videogruppo, ecco, lo stanno seguendo a Torino di Granata. Amici di Videogruppo che ci state seguendo da Torino, tutti i tifosi del Toro sono allo stadio con queste corna, no? Che lei tipico. Porta con grande no, disinvoltura. I tifosi del Toro hanno fatto Torino. Sciopero, non sono allo stadio, ci siamo noi. Ah, sì, abbiamo perché fatto sciopero. Che sta partendo una sigla, non ho capito, no. Allora, guardate qui, questa è la formazione del Torino, e vedete che anche il Torino comunque ha indisponibili in difesa Gigi e Buongiorno, e per il resto, insomma, formazione come tutti si aspettavano. Allora, direi andiamo subito perché è iniziata la partita. Forza, sì, ragazzi! Il tocco della gara è stato Miretti, quindi Juventus primo possesso, lancio lungo, steso, UEA, fallo, no, Massa che dirige la gara, mentre UEA si tiene la spalla per una caduta scomposta a terra su un tentativo di duello aereo con Rodriguez. Non c'è fallo, secondo allora, Massa. Rodriguez va quasi a scusarsi, sì, vediamo però se c'è. No, non c'è nulla di. Aia. Clavicola. Fiorello non ha fatto niente stavolta. Aia. Clavicola, ma però si è rialzato. Si è rialzato, ma non c'ha però niente. La caduta effettivamente è brutta. Mi scusi, non ho capito. Rodriguez. Però si sta andando a Rodriguez è come Fiorello. Sì. E da quando era al Milan che lo chiamiamo. Allora, settore destro, attenzione alla metà campo, via. All'interno del quinto minuto di gioco, molte schermaglie a metà campo, diversi errori, poi spunca UEA che prova con l'esterno a ridosso del limite dell'area, la palla con la UEA che col destro sotto l'incrocio Ken, la sparata sotto l'incrocio di mezzo esterno sul palo vicino, e Milinkovic, l'importante è che non sia fuori gioco perché ci sarà sicuramente pietrificato Moise, grande Ken, perché ha tirato un missile al fuori gioco. No, c'è il check. Allora, vediamo. Ma che vediamo. C'è? Che sta riprendendo? Ma quale c'è? È fuori gioco. Fuori luogo. Allora, però peccato per Ken, perché devo dire che ha fatto un gol, se lo meritava anche, no? Perché lui è un giocatore che ha bisogno. Allora, praticamente c'è un tocco. Che è Miretti che gli ha data? No, è UEA. UEA, ecco. Ken viene servito qui. Io credo che fosse fuori gioco, non di tantissimo. Poi lui entra in area e fa una cosa davvero straordinaria, perché da questa distanza tira un missile veramente all'incrocio sotto la traversa, imparabile, sì, grande, grande conclusione. È stato assurdo lo sbaglio di Col del Toro, che oggi non è opportuno. Il Toro invece di rinviare gliela data loro, ha sbagliato il rinvio. Non si è rivisto di quanto, però, di quanto fosse in fuorigioco. Beh, ci spiega un po'. Vedrai al 40esimo se va bene. Sì, c'era un dubbio, però pensavo che ci piegassero un po' a determinare. Invece, evidentemente, fuori gioco era più evidente. Peccato, però, mi spiace per Cardani, perché suo amico Cardani. Mi piace, no, quella faccia lì. Tu era già troppo tutto così tronfio. Allora tu devi stare calmo. Dai, fa niente. Devi stare calmo fino a stasera, hai capito? Perché ma io sono calmino. Ma cosa prevede? Prevede a Genova? Ho già smontato gli interisti prima. Va bene. Poi, dopo tocca a te. Tu pensi a montare il Torino, va? Riparte il Toro, via. Miretti, poi un pallone brutto. Mi sbaglia un passaggio facilissimo. Miretti non è in partita. Dai, c'è la ripartenza del Toro. Secca. Bella. La rifilata per Bellanova. Arriva sul fondo. Mamma mia, impegna Solgenizzi. Calcio d'angolo. Però se la metà del calcio d'angolo. È stato un tiro cross quasi impossibile. Quello di Bellanova. Ha dovuto metterci le mani Szczęsny sul palo per metterla in corner. Giallo. È finito il primo tempo? Sì. Finito senza neanche volendo, ma neanche un tiro in porta ti fa. Sì, devo dire che la sintesi del primo tempo come occasioni è un po' misera. C'è stato il lampo del gol poi annullato di Ken, ma adesso andiamo a vedere. Intanto, ecco, andiamo pure sullo scout, fantastico. 18esimo tiro cross di Kostic, Ken non ci arriva, e quella una mezza cosa gol.
33esimo testa di Bremer e corner, però ecco, non granché, ci sta l'assistenza di Milinkovic Savic e da Giacomo, il direttore d'orchestra, le indicazioni di Mbomblà. Gatti, che andiamo al cross da corner. Kostic molto bello, brutto, porta il pallone, gol, e poi arriva Gatti. Milinkovic fuori gioco. Allora vediamo, calcio d'angolo, ha ribandito in rete Gatti, va fuori completamente Milinkovic. Kenny era fuori gioco. Sin dall'inizio, quando ha fatto la rovesciata, qui era fuori gioco perché il portiere era avanti. Beh, ma su calcio d'angolo, sui sviluppi del calcio d'angolo, allora c'è un'uscita farfalla e vergognosa di Milinkovic Savic, neanche in terza categoria, ecco, un'uscita disastrosa. Però c'è Ken che sul colpo di testa, colpo di testa di chi è? Però attenzione, Ken riceve da un giocatore del Torino. Allora vediamo. Succede questo, Milinkovic a vuoto, intanto c'è a terra, credo Bremer ha preso un calcio da Ken, volante. Allora, ed è a terra, non dico esanime, però insomma sembra veramente aver preso un colpo in faccia. Preso la botta, la scarpata. Allora, c'è un check. Fuori gioco, dico. Però c'è un check che allora, quindi potrebbe anche far ripensare al tutto. Io voglio vederlo bene però, perché ve lo spiego prima e poi ve lo faccio vedere alla lavagna. Sul cross, esce a vuoto Milinkovic Savic. E c'è Ken che è dietro Milinkovic Savic, quasi sulla linea di porta. La palla arriva a lui che prova una rovesciata. Ma non la tocca. Bisogna capire chi gliel'ha passata. No, bisogna capire. Esatto. Credo l'ha passata Tammet. Quello del Toro. E allora se è che no, però secondo me è quello che loro pensano è che dopo la palla arriva a Gatti. Però c'è il check ancora in corso. Quindi, Gatti, evidentemente la situazione non è così chiara. Gatti tira ed è ancora alle spalle di Milinkovic. La palla viene ribattuta, non entra subito. Allora è un quello che possiamo dirlo è un casino. È un casino. Allora praticamente c'è il calcio d'angolo da questa posizione, Ken è sostanzialmente qui, esce completamente a vuoto nel tentativo di prendere il pallone Milinkovic Savic che lo buca clamorosamente e finisce a terra. Qui c'è un rimpallo dove c'è Ken qua, arriva sul pallone anche Bremer. Ken e Bremer cercano di buttare il pallone dentro, Ken prova una rovesciata, c'è Rodriguez che cerca di rinviare, insomma, e alla fine arriva definitivamente Gatti che la scaraventa dentro. Non ho niente. Allora intanto hanno fasciato il povero Bremer che ha un turbante sulla fronte e un cerotto. Come si muove l'arbitro? Sembra che non dia il gol. Sì, però continua la verifica. La verifica. Allora, vediamo un po'. Dice VAR. VAR. Gol. Clamoroso. Gatti. Gol. Il teatro ha fatto. Allora, cosa stai facendo? Sta gattando. 1-0 per la Juventus. Clamoroso errore di Milinkovic Savic. Londo Monoplex. Raddoppio della Juve, ma devo dire, ma voi applaudite, 1-1-2 c'è nel pinotto, cosa applaudite? Arcadius di testa al secondo tentativo, Milinkovic non c'era in porta. Allora, infatti da casa cosa scrivono? Mangia Milinkovic Juventus. Ecco qui. Allora, intanto veramente ha ragione Mimmo Pesce, cioè Cardani e Iacaccia che esultano. Ma voi vi dovete vergognare. Ma voi ci avete fatto. Vi dovete vergognare. Bravo, Mimmo, bravo. Poi si caricano tutto il tempo e poi segna. Ma che vergogna, mica Allegri. Allora vi faccio vedere l'altro clamoroso errore di Milinkovic Savic, che già aveva regalato il gol dell'1-0 alla Juve uscendo a farfalle. Qui di nuovo esce a farfalle in maniera un po' diversa, cioè parte il cross, guardate, qui c'è Milinkovic Savic che ha di fronte a sé Ken che fa un po' da blocco, ma insomma lecitamente. La palla arriva qui c'è Milinkovic Savic cerca con il pugno di anticipare Milik, invece Milik di testa anticipa lui e fa il gol del 2-0. Adesso la partita diventa molto più difficile per il Torino.
Torino che dovrà per forza di cose sbilanciarsi, la Juve potrebbe approfittarne. Vediamo intanto, prova a partire il Torino ma viene fermato, ancora la Juve, via. Terzo corner sempre dalla sinistra di l'unica schema è sempre da quella parte lì di Milinkovic. Attenti, stesso corner, stessa zona, gli ultimi due Milinkovic è andato a far e va ancora Kostic con la sua traiettoria arcuata, vediamo questa volta. Sto portiere un pippone. Cioè, vedi, che dovevamo fare. Pali non è male. Occhio a Milinkovic, questo è un disastro, un pericolo. La palla va fuori questa volta. Gatti. Ma questo è pazzo. Questo non è pazzo. Gatti anticipati. Ma questo non è un portiere, è un pazzo. Io non so cosa gli è preso, perché di nuovo Milinkovic va completamente a vuoto. Ha tirato un pugno in testa a Gatti. Buoni, non tutti insieme. Allora. Il cross è qui e guardate, la palla arriva dove Milinkovic ancora di testa esce, ancora col pugno proteso esce, il Gatti lo anticipa, per sua fortuna questa volta la palla va fuori, ma sembra veramente una cosa comica. Se Kennedy gli avesse fatto il blocco di prima era gol sicuro, era gol di nuovo, sì. Attenti al Torino però, adesso sta attaccando, cioè, quell'uscita lì non è capace di farla del Toro, ne questa sera. Ma dico, è dura non fare i 90 minuti in tiro in porta, Io dico almeno uno o due tiri in porta li fanno. Cioè la Juve ci ha messo grinta, determinazione, in qualche modo da portare a casa, il Toro ha subito e basta. È la seconda partita che gioca così il Torino, anche contro il Verona ha giocato per il pareggio, ha preso quel gol, basta. Riparte il Toro da sinistra, via. Solo però sulla sinistra dove c'è Voyoda la mette in mezzo. Beh, Zapata! Finalmente dove è Zapata, parata plastica per un tiro di fotografo. Beh, bello colpo di testa. Due minuti in regia, abbiamo che stare poco. Oh, finalmente un po' di Torino, perché dopo il colpo di testa non straordinario di Zapata c'è stato poi Sanabria in mezza rovesciata che ha sfiorato il palo, quindi il Torino ha avuto 2-6 di recupero, due palle gol adesso quando forse un po' tardi e ha smesso di crederci il Toro per primo. Intanto riparte però ancora il Torino, dai, forza il Torino, adesso l'ultimo forcing. Proviamo 6 minuti, ma almeno un angolo retto, ma lo volete fare? Niente. Allora, si allarga palla piede Danilo che poi dribbla Vlasic che non ha ancora toccato il pallone, eppure era un titolare di questa squadra, si becca il tunnel di Danilo quando si entra ormai addirittura nel recupero del recupero. Uea! Gara intera per lui. Timothy Weah prende il pallone al triplice fischio e la consegna al pubblico. 2-0 Juventus e Simona 17. È tutto da scrivere questo campionato, questa è la verità. Dai. Allora, 2-0 in cornata al Toro, come dice giustamente la nostra redazione. Andiamo a vedere un po' la sintesi di questa partita. Io direi possiamo vedere Ajax Milik. Poi che potremmo vedere la Jix Ken che comunque ha fatto la sua buona partita e poi diciamo abbiamo visto prima Rabiot e Locatelli, Locatelli che ci rimane, quindi McKennie, vediamo anche McKennie, insomma vediamo chi volete la Jix. Andiamo a vedere il secondo tempo, eccolo qua, vedete Juventus che passa subito su questo clamoroso errore di Milinkovic Savic, poi ancora un errore di Milinkovic Savic al 61esimo, sempre sullo stesso calcio d'angolo, lo stesso fronte, poi ancora errore di Milinkovic Savic al 68esimo, questo certamente ecco i detrattori di Allegri come Cardani e come Iacaccio diranno vabbè, ma qui è Milinkovic che ha battuto il Toro più che noi, ma in realtà la Juve ha giocato meglio di più. Per il Toro 87esimo testa di Zapata, Šestniče, 90esimo lo shot di Sanabria fuori di poco, i promossi e i bocciati, io direi nella Juve promosso Milinkovic Savic sicuramente. Però non si può fare. E quindi promossi Gatti, Milik e Bremer, bocciati Miretti, Locatelli e McKennie. Siete d'accordo? Sì. Sì, sostanzialmente. Sì, anche McKennie. Stasera non si è visto. Nonostante ha cambiato ruolo, ma non anche si è visto. Anche Weah non ha fatto. Che cos'è? Che giocatore è? È un altro di quei giocatori presi a poco prezzo, in saldo, e danno quello che possono. Insomma, quando uno prende a 7, 8, 10 milioni di euro un calciatore, è difficile che prenda a però qualche azione l'ha fatta. Ma dimmi che giocatore è. Che giocatore che è? Cos'è? Dipende anche come giochi, allora, con chi giochi. Che cos'è? È la prima... Non fare come prima con Miretti. No. Allora, lui è un'ala. È un'ala veloce che può saltare, cioè l'uomo spesso e volentieri. Non lo salta mai, però. Però direttore, è stato messo nelle migliori condizioni che poteva. Cioè, nella struttura della nazionale USA, no?
sì. McKennie e lui, ma non sì. ha dimostrato niente. Non ha dimostrato quindi, nulla. Quindi... Comunque, insomma, eccolo qui, questo è lo scalo 2-0, 48% possesso palla della Juve, quindi il Toro ha ottenuto più palla, ma i tiri in porta sono 6-1, i tiri fuori 7-4, i tiri spinti 7-2, quindi il totale 17 conclusioni a 10, che giustificano una vittoria di 2 gol, conclusioni pericolose 5-2, corner 7-3 per la Juventus, i falli 10 della Juve, 8 del Torino, una ammonito per parte. Mi interesserebbe andare a vedere la Juventus oggi un anno fa rispetto all'anno scorso, quanti punti, mentre è vero già arrivare i milanisti sì. sullo sfondo è molto avanti, molto avanti, partì male l'anno fa. Scorso è molto male, 4 punti in più, eccolo qui, 4. Vedete, la Juventus aveva 13 esatto, punti . Aveva fatto 14 gol, 12 gol quest'anno, 14 ne ha preso 5 quest'anno, 6 ovviamente un anno fa la Juventus giocava anche la Champions, questa volta no, mentre intanto tutti i giocatori vanno sotto la curva della Juventus applauditi in uno e scambio di amorosi sensi che smentisce la ricostruzione dei vari Cardani e Iacaccia sulla seccatura generale intorno alla partita della Juventus. Sì, questo è un dato di fatto. Fabio. Milik, un gol, 3 tiri in porta, un dribble.